Della serie Prendere due piccioni con una fava, ora vi mostro come si fa un editing semplice con Screencastify. Allora, praticamente io sono già qua all'interno di editing, ma come faccio ad entrare? Ora io sto registrando con Screencastify, ma diversamente voi avrete, e ve lo faccio vedere da un altro account, subito, diversamente andando sul simbolo di Screencastify, questo appunto dell'estensione di Chrome, andate su My Recording e qui potrete accedere alle vostre registrazioni. Quindi entrando all'interno di una registrazione si va su, facciamolo. Allora, io ora vediamo se mi regge l'ambaradan. Registro, vediamo se me lo fa fare. Me lo fa fare. Vedete, c'è il countdown. Ora registro. Che cappelli, vabbè, eccomi qua. Stop. Quando io vado sullo stop si apre in automatico, vedete, la mia registrazione. Se voglio, adesso la blocco un attimo, mamma mia, se voglio andare su l'ascolto devo cliccare su unmute. Qua devo mettere un titolo, questo è molto importante perché altrimenti non ve le ritrovate più, soprattutto se fate dei video a spezzoni. E poi apro e vado su Open in Editor. Qua mi dice è ora di fare un po' di magia perché ci sono delle cose nuove. Ora esco da questo account e rientro in quello dove eravamo ora. Nel frattempo io ho aspettato tanto a fare questo video anche per farvi vedere questa bellissima barra degli strumenti nuova. Quindi qua ora io ce l'ho perché sto registrando anche con Screencastify, infatti qua in alto vedete il pallino rosso. Vediamo se riusciamo a fare tutto insieme senza mandare in crisi il mio povero computer. Quindi io ho preso un pezzo di video, d'accordo? E ho fatto Open in Editor. Quindi vado su aggiungi media, mi sposto, scusate, e vado, qua me lo traduce in italiano in automatico perché ho, vedete, Google traduttore, ma vabbè, sarebbe Drive, però mi dice guidare. E all'interno del mio Drive vado dentro semplicemente la cartella Screencastify. Se io mi organizzo bene e ogni pezzettino di video lo diciamo nomino, io vado a prendere per esempio questo, no perché mi servirà dopo, scusate, rifacciamo, dicevo, vado dentro a Screencastify e prendo Drive condiviso 2, no, Drive condiviso normale, e ora mi carica questo pezzo di video. Se fate dei video abbastanza lunghi vi conviene rendere un po' più piccolo qua lo zoom, così che voi possiate vedere appunto questa, potete vedere le stringhe di video. Quindi io ora vado a prendere questo e lo sposto perché io so l'ordine del video come deve essere. Poi vado di nuovo su aggiungi e lo faccio veramente insieme a voi, ne faccio un pezzetto, poi vi faccio vedere come si scarica. Allora, dicevo, quindi su Screencastify e prendo, io di solito metto intro, fine, col titolo del video che sto preparando e poi divido il corpo del video magari in 1, 2 o 3 step al massimo. Bene, facciamo conto che adesso ho messo tutti i vari miei pezzettini. Se io volessi tagliare qualcosa andando sul play, io posso vedere e riascoltare il mio video e andando su taglio, clicco su taglio, poi vado avanti a vedere e decido di togliere questo pezzo. Ho sbagliato.
Quello è per ritagliare la scena e prendere solo un pezzo come ho fatto in questo momento. Quindi ora io vado indietro perché non lo volevo fare. Vado di nuovo su taglio. Attenzione, andando poi a cliccare sul tasto cance, voi cancellate il pezzo che è evidenziato di giallo. Se nel frattempo invece avete cambiato idea e non volete più tagliare, lasciandolo così comunque rimarrà senza, diciamo, che nessuno si accorgerà, ecco, che c'è un taglio. Poi si può ingrandire. Quindi io posso decidere di ingrandire scegliendo qui in che modo voglio appunto ingrandire, vado su fatto e quindi qua questo ingrandimento lo posso andare a spostare sia in questo modo e sia da qui lo posso andare, adesso è evidenziato e posso decidere appunto di come spostarlo. Sto facendo un pasticcio enorme, ma va bene. Allora, eccolo qua. Ok. Allora, un'altra cosa che si può utilizzare all'interno dell'editing di Screencastify è l'aggiunta di un testo. Quindi io posso, vedete, è comparsa questa finestra qua in alto, posso decidere per quanto tempo questo testo debba comparire e cliccando appunto qua sopra il testo posso scrivere quello che voglio, quindi posso decidere di mettere magari delle istruzioni, posso decidere anche di cambiare il font, la grandezza, la posizione del testo e va bene, ci sono questi elementi per, diciamo, la formattazione. Un'altra cosa interessante che hanno messo da poco è blur, quindi io devo innanzitutto essere all'interno del video, decido di voler coprire con appunto una sfocatura, posso decidere quanto grande sfocare, posso anche andare solo su questo riquadro per esempio e anche qui mi compare questo, vedete, questa finestra viola e spostandola la sposto temporalmente, quindi decido fino a che punto del video voglio che sia sfocato. Una volta fatte tutte le mie scelte, io posso andare ad esportare il video e posso scegliere di esportarlo su Google Drive e quindi poi posso condividere il link attraverso la mia Classroom o come voglio io, oppure in MP4 se voglio poi caricarlo per esempio su YouTube. Fatto, visto, si può fare. Provate e se avete dei dubbi scrivetemi nei commenti, così se posso vi do una mano. E se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi al canale e alla prossima.